Al primo impatto noi abbiamo una serie di incomprensioni, perché un modello di sviluppo richiede del tempo, richiede delle idee chiare, richiede una progettualità efficace, effettiva, e richiede dei finanziamenti che possono essere regionali, nazionali o europei. Ma la grande progettualità, la cosa che richiede, richiede la pazienza, l'attesa per poter realizzare grandi opere, grandi infrastrutture che di per sé, unite a una visione culturale di alto profilo, avviano territori verso la competizione con territori parimenti pari e forti. E allora ecco perché nasce ALA, l'Associazione Lazio Livigna Abruzzo. Perché non è più concepibile una progettualità campanilistica, anche perché l'Europa non è più disposta a conferire finanziamenti a progetti limitati. Allora vanno delineate delle aree master. E poiché la Medievale del Liri, ma a questo punto dove è nato Cicerone, è baricentrica fra i due mari, fra l'Adriatico e il Tirreno, proprio qui si è sviluppata questa necessità culturale e progettuale. Ed ecco perché, per rendere operativa questa visione che per il momento è culturale e progettuale, è stato già richiamato l'importanza del convegno che si è svolto pochi mesi fa, due mesi fa, il 20 ottobre del 2000, presso il castello di Balsolano, messo a disposizione proprio per far incontrare i due governi regionali dell'Abruzzo e del Lazio. Un momento decisamente storico, perché dalla istituzione dell'ente regione, che risale al 1970, mai due governi regionali di questa parte dell'Italia centrale si erano riuniti qui nel nostro territorio, perché Balsolano è l'ultimo comune dell'Abruzzo prima del Lazio. E Balsolano richiama il Solano, richiama il nostro territorio, e quindi è stata una scelta precisa, puntuale, è stato un grande messaggio che noi abbiamo voluto lanciare. Ed è significativo il documento conclusivo di quel convegno, di cui io voglio riportare alcuni aspetti salienti, importanti. Noi abbiamo ritenuto nel documento di inserire il concetto che nel dibattito sul federalismo possibile, ormai l'Italia si avvia verso una Repubblica federale, non più centralista, è lo Stato che arretra e trasferisce le sue funzioni alle autonomie locali, ai comuni, all'Unione dei Comuni, alle province, alle regioni. Quindi noi dobbiamo disabituarci a pensare allo Stato, lo Stato centrale, lo Stato legato ai ministeri che sono a Roma e tutto è riferibile a Roma. Questo non sarà più nel giro di pochi anni, soprattutto dalla prossima legislatura, perché attraverso il concetto di devolution, come lo pronuncia Bossi, ma tradotto in italiano è devoluzione, è lo Stato che, riservandosi delle funzioni importanti, trasferisce gran parte delle funzioni che ha sempre avuto dal Risorgimento in poi, invece le trasferisce sui territori, che hanno bisogno poi invece di gente che pensa, di gente che progetta e di gente che cerca pure i soldi, cerca i finanziamenti per la realizzazione delle opere. Quindi nel corso di questo dibattito noi abbiamo ritenuto di far sentire la voce della cosiddetta Italia minore. Noi abbiamo sempre sentito parlare dell'Italia del Nord, dell'Italia del Sud. C'è un'Italia minore, che è quella rappresentata dalle zone interne, dalle zone emarginate, dalle zone transfrontaliere. Ce ne sono, partendo dalla Lombardia fino all'Italia, comprese le isole. Sono quelle zone che, vivendo ai margini delle realtà regionali, spesso sono sottoposte a una pesante disattenzione, come è avvenuto purtroppo nel nostro territorio. Quindi sono vaste aree transfrontaliere a cavallo fra una o più regioni. La Lucania è il caso tipico. E poi abbiamo stabilito in questo nostro documento conclusivo che
Quest'area nostra vasta è caratterizzata dall'attraversamento in senso trasversale del fiume Liri, che appunto nasce a Cappadocia in Abruzzo, attraversa le nostre belle città, attraversa tutto il Lazio meridionale, ivi compreso il sud pontino, si ricollega comunque a tutto il territorio ricompreso nel Lazio meridionale, perché questo avviene attraverso gli affluenti, per esempio tutta la valle di Comino è interessata al bacino idrografico del Liri, perché uno degli affluenti del Liri è il Melfa, come pure tutta la zona del Cassinale attraverso il Chiari, ed ecco perché nella parte terminale del suo percorso il fiume Liri poi si chiama Garigliano, Gari e Liriano, Gari e Liri insieme. E abbiamo ipotizzato nel nostro documento conclusivo di questo storico convegno di Balzolana quasi la nascita di una subregione cuscinetto fra il Lazio, propriamente detto, che è il territorio che sta a destra del Liri Garigliano, l'Abruzzo, la Campania e il Molise, una subregione da pianificare. E in questo contesto si inserisce la manifestazione culturale di oggi. Questo è semplicemente, ed è già forte dirlo, una manifestazione culturale. E allora mi piace richiamare questa frase di un politologo americano. Prevedere, pensare, immaginare il futuro da vivere e da costruire è un'avventura intellettuale, un piacere ma anche una sfida. Infatti con questa frase è stata definita quella particolare attitudine che spinge una particolare categoria di uomini a guardare avanti. Secondo quella scienza denominata forecasting, basata sull'importanza della corretta gestione delle previsioni. Corretta gestione significa che bisogna pensare in grande. Bisogna pensare con il senso del realismo di guarda avanti, guarda verso il cielo, con i piedi ben piantati per terra, non per ritorno. La nostra epoca è caratterizzata da un insieme di fenomeni che colpiscono per la loro ampiezza e la velocità dei cambiamenti. Prevederli, questo è un concetto importante, prevederli e capirli un po' meglio degli altri, può rappresentare un consistente vantaggio, considerato che il cambiamento rispetto al passato non solo è più veloce e più ampio di una volta, ma la sua frequenza è tale da aver modificato profondamente il suo rapporto con gli uomini. Cioè chi non è capace di seguire il corso dei cambiamenti in questo processo di globalizzazione rischia di subire un processo di marginalizzazione verso la periferia del villaggio globale. Ed ecco perché la cultura è fondamentale, poi dopo di me ne parleranno la dottoressa Caruana, ma soprattutto la professoressa Maniccia. La cultura è trainante. Se noi non riusciamo a far veicolare questa cultura alta nel nostro territorio, la politica politicante, la politica di tutti i giorni, ci relegherà ai margini del villaggio globale, perché noi non saremo capaci di competere e non essendo capaci di competere, noi siamo destinati a una secolare marginalizzazione sociale ed economica. Con questa consapevolezza è nata l'Associazione Lazio Lirigna Abruzzo, costituita da un gruppo di esperti capaci di immaginare il futuro da vivere e da costruire per governare il territorio, in quanto l'idea di globalizzazione contiene una dimensione spaziale ed è quindi connessa all'idea di territorio. Fonti autorevoli sostengono che gli ambiti territoriali non devono essere considerati all'interno di uno Stato centralista ed autoreferenziale che parla soltanto con se stesso, come un semplice spazio supporto dove paracadutare attività e progetti a livello globale, perché essi, i territori come il nostro, sono veri e propri territori attivi, operatori di processi di sviluppo con una loro storia e una loro identità. La perdita di centralità e di parte della sovranità degli stati nazionali, guardate che tra qualche mese noi non avremo più la lira, noi avremo l'euro. Fra qualche anno noi non avremo più l'esercito italiano, avremo l'esercito europeo e così via.
Per cui la centralità dello Stato nazionale, a mano che andremo avanti verso un processo di completa integrazione continentale europea, subisce sempre un maggiore ridimensionamento. E anche i processi di globalizzazione e la new economy, di cui forse in qualche circostanza dovremmo parlare, rappresentano elementi fondamentali di un totale cambiamento. Basti pensare a Internet, che non ha precedenti nella storia dell'umanità e che influisce profondamente sulla dimensione culturale e spaziale delle dinamiche economiche. Per cui all'interno della rete ogni ambito territoriale può svolgere una rilevante funzione di autogoverno, mettendo in discussione antiche centralità e gli stessi principi localizzativi delle attività economiche, sempre meno influenzati dal vincolo della distanza. Oggi piccole e medie imprese hanno lo stabilimento in Slovenia, in Romania, in Polonia, dove c'è un basso costo del lavoro, e hanno poi la sede legale, la sede operativa, la sede centrale, che c'è in Italia. Perché ormai le possibilità che gli strumenti informatici, soprattutto Internet, offrono, hanno fatto venire appunto il concetto della distanza. Si può affermare che tanto più l'economia si globalizza, tanto più la logica economica si localizza. Quanto più la logica economica dominante è basata sui flussi finanziari, tanto più la difesa di specifici interessi assume una forma di tipo locale e territoriale. Cioè non possiamo stare fermi, perché all'interno di questo processo di globalizzazione, dei processi che determina la network economy, i territori che stanno fermi sono destinati a un degrado veramente secolare. Quindi noi dobbiamo stabilire degli elementi che ci diano la possibilità di autogovernare nel nostro territorio nel piccolo, nel breve e medio periodo. Ed ecco perché ALA, vi do anche questa informazione, si sta organizzando in settori. È nata ALA Sanità, è nata ALA Infrastrutture Strategiche, è nata ALA Forze Armate. È stato un generale che mi dice un conto, ma lo pregherei di organizzando il settore Forze Armate, il settore scuola, il settore università, che un territorio non evolve, non si sviluppa se non ha forte la presenza della università. E così via. A tale proposito è stato già scritto che dal punto di vista della ridefinizione territoriale di tali processi sono due gli aspetti fondamentali da considerare. Da un lato l'accelerazione della transizione verso un capitalismo globale con la progressiva omologazione delle differenze locali, ecco questo è il pensiero unico, un altro dice che noi copriamo, se noi non recuperiamo anche il senso delle nostre identità locali, della nostra storia, delle nostre tradizioni, perché rischiamo di essere omologati dal pensiero unico, cioè un grande fratello che pensa agli Stati Uniti e noi passivamente lo seguiamo. Anche questo concetto culturale è molto forte, il recupero della storia, della nostra identità locale. La riforma in senso federale dello Stato si sta affermando come la soluzione più adeguata alle necessità del sistema Italia, in quanto esalta il principio della sussidiarietà, in forza del quale non può intervenire lo Stato dove la Regione riesce ad assolvere la sua funzione e non può intervenire la Regione dove gli enti locali, comuni, unione dei comuni, comunità montane e province riescono a soddisfare le esigenze dei cittadini di cui sono i più diretti referenti. Questo è il federalismo. Per questi motivi si sostiene che la costruzione di una nuova forma di Stato non debba limitarsi alla sola, anche se essenziale, operazione di ingegneria istituzionale, ma è indispensabile che tenga conto della complessa e particolare progettualità sociale ed economica dei territori italiani, nel quadro, ed è opportuno sempre ribadirlo, di una rinnovata affermazione del principio di unità nazionale. Non è messo in discussione l'unità nazionale, ma all'interno del quadro unitario ogni territorio deve rivendicare una sua autonomia amministrativa, ma soprattutto una sua specifica identità. Il progetto di linea, pertanto,
ideato nella media Valle del Liri oltre 20 anni fa, anzi a proposito, il 21 aprile di quest'anno ricorre caro Egidio Paolo Cucci. Io vi saluto con molta affettuosità perché hai sempre sostenuto questa grande idea. Il 21 aprile di quest'anno ricorre il decennale del grande referendum popolare che determinò attraverso la volontà dei cittadini la necessità di costituire una grande città intercomunale nella media Valle del Liri. Furono traditi dalla classe politica dell'epoca che non volle ascoltare la volontà largamente espressa dalle popolazioni di questo nostro paese. Guardate, noi da 10 anni potevamo essere già la quarta città del Lazio. Ecco quanto manca la cultura quando la politica è politica da buon, quando è politica politicante e non si ha la capacità di vedere davanti, ecco i risultati. Perché se noi già dal 1991 fossimo stati una città intercomunale, il nostro potere contrattuale sarebbe stato talmente forte da indurre i flussi finanziari a venire verso il nostro territorio, e oggi anziché legarci le ferite come ci stiamo leccando le ferite, potevamo essere veramente il polo fra il Lazio e l'Abruzzo capace di determinare un nuovo modello di sviluppo nell'Italia centrale. Siamo, come si suol dire, la guardia. Noi siamo sempre ben determinati come lo eravamo 10 anni fa, e noi fin quando il Dio ci darà la forza e l'ultimo respiro per portare avanti questa grande bandiera, noi staremo qui presenti e vigili a fare il nostro grande dovere. Dalla necessità di ricercare il codice genetico locale, ecco l'importanza dei libri, soprattutto di storia locale. Il codice genetico locale che si costruisce nel passato, ma la cui valorizzazione permette di dare senso alle azioni e ai progetti del presente e del futuro, individuando i fermenti più innovativi e quel senso progressivo del luogo che definisce non tanto il riferimento per essere, quando un riferimento per divenire. Il progetto originario che prevedeva la fusione dei comuni di Sora, i Soderini Alpino, Castellini e Procostella, dopo l'esito del referendum popolare indetto dalla Regione Lazio il 21 aprile 1991, ha avuto una notevole evoluzione. Infatti la legge 3 agosto 99, numero 265, meglio conosciuta come legge napoletana, alla quale ho dato il mio contributo con una specifica proposta di legge, ha migliorato le disposizioni previste dalla 142 del 90 in materia di unione dei comuni, rendendo graduale l'unificazione dei servizi del comunale. E io devo dire, anche perché così per salutarlo molto affettuosamente, insieme al capogruppo, consigliere provinciale Rolando Amata, al sindaco di Ceprano, all'avvocato Borria, che è dirigente nazionale di Alleanza Nazionale, il sindaco di Roccasecca, io vi prego di applaudire queste persone, perché il sindaco di Roccasecca è riuscito proprio in questi ultimi tempi a unificare i comuni di Roccasecca, di poi se tu desideri intervenire potrai tu direttamente insieme alle altre persone citate, ma tra di noi a mano mentre parlo cito i personaggi illustri che ci sono, qui c'è anche l'ingegnere Elisio Di Stefano, che è il presidente della commissione ministeriale nazionale che sta catalogando tutti i beni culturali industriali. Quindi lo poi devo dire che qualche disattenzione in modo c'è, però sopperisce all'indifferenza di qualche settore locale l'attenzione di grandi, veramente grandi personaggi nazionali. Il fiume Liri, abbiamo già detto che nasce in Abruzzo, attraversa trasversalmente tutto il Lazio meridionale e rappresenta l'elemento fondamentale del nuovo progetto di linea, perché mentre quello originario, come appunto stavo dicendo, tendeva semplicemente, tra virgolette, semplicemente a costituire una città
intercomunale, quel progetto resta ma si sviluppa, perché in linea diventa una subregione, caratterizzata dall'asta del Fiumenili, ossia dalla sorgente e Cappadocia in Abruzzo fino a Minturno, fino a Minturno dove sfocia nel Tirreno, e si inserisce questo concetto così vasto nel dibattito sul federalismo possibile con tutta la sua carica innovativa per programmare lo sviluppo dell'Italia centrale, cerniera tra nord e sud, nel contesto del sistema Italia, nel quadro dell'integrazione europea, della globalizzazione, della new economy e in una moderna visione della unità nazionale. Si tratta insomma di un progetto locale. Vedete, si può girare l'Italia, ma questi sono concetti che stanno emergendo nella cultura del nostro territorio. Questo se ne può girare, però questi concetti che poi sono inseriti nella tesi di laurea della dottoressa Capuano, girando per l'Italia non si è aperto. E che significa che qualcosa di profondamente innovativo sta nascendo in questa nostra terra, globale, non più globale. Cioè è globale e locale al tempo stesso. Per pensare globalmente, agire localmente, come dicono gli americani, fin global act local, cioè pensare in termini globali, mondiali, però poi stare con i piedi per terra laddove ci sono gli interessi, laddove c'è la propria storia, dove c'è la propria identità. E per consentire, abbiamo già detto, all'Italia minore, questa Italia a cui nessuno pensa, basta venire a Roma, anche nelle camere parlamentari, voglio dire Camera dei Deputati e Senato, beh lì al limite l'attenzione può arrivare alla periferia delle città, rimanendo nel Lazio, di Frosinone e di Latina, ma oltre è un territorio sconosciuto, dimenticato, e quindi c'è una disattenzione, ricomincia Bologna per i romani, e Bologna non può essere considerata, perché per loro, per la loro saccenza e per la loro presunzione, il nostro al limite è un territorio di conquista elettorale e non altro. Quell'affermazione appunto di questa cultura che deve nascere dall'Italia minore, di cui noi siamo una componente forte, cioè dalle aree interne trasfrontaliere, da tempo immemorabile marginalizzate, desiderose di recuperare il ruolo che a vasto territorio del nostro paese è stato attribuito dalla storia, dalle tradizioni, dal patrimonio culturale e ambientale, dai saperi e dai sapori, dalla laboriosità dei lavoratori e dall'abilità imprenditoriale e artigianale per dare un futuro all'Italia dei talenti sotterranei. Quanti talenti ci sono nell'Italia minore, nei territori dimenticati, marginalizzati, che proprio per la disattenzione del centro non hanno la possibilità di elevare lo spinto, le loro conoscenze per affermarsi nella comune nazionale e internazionale. Quanto ce ne sia? Qualcuno si afferma, basterebbe pensare al governatore della Banca d'Italia che è un figlio del nostro territorio. Ma quanti non hanno avuto la possibilità di emergere pur avendo grandi capacità perché confinati ai confini dell'impero? Quanti grandi personaggi sono rimasti personaggi oscuri per queste disattenzioni? E allora per la fermazione di questa cultura l'associazione Lazio Virginia Abruzzo ha deciso di istituire una borsa di studio a favore degli studenti universitari che nelle tesi di laurea tratteranno le problematiche connesse alla trasversalità Lazio attraverso Livigna e quindi l'Abruzzo. E ho il piacere, e anche un pizzico di promozione, perché credo che sia un fatto epocale, quello di questa sera, di una cultura che rivendica il ruolo della nostra terra, del nostro territorio. E quindi io non voglio nemmeno rimuovere questo momento di commozione, quella di consegnare la prima borsa di studio a questa meravigliosa ragazza, come tutte le nostre ragazze, le nostre donne, del nostro territorio, ma lei oggi diventa un simbolo,
perché lei è anche moglie e mamma e dovendo affrontare la quotidianità che offre ogni giorno appunto la famiglia, ha studiato e si è laureata, ma non inseguendo tematiche non originali, tematiche facili, tematiche già sfruttate da predecessori, ma queste problematiche originalissime, trattando appunto il tema degli enti pubblici locali e valorizzazione del territorio, il caso del comune di Isola del Liri, che appunto le ha consentito di conseguire la laurea in economia presso la nostra università. Lei mi consenta di dire che è la nostra università, è l'università del Lazio meridionale, è l'università di Rivinia, di un grande territorio che, ripeto, parte da Cappadocia e arriva fino a Tirreno, conseguendo la laurea in economia con 110 euro. Giovanna Capuano e con l'esimia relatrice, ovviamente, la professoressa Paola Paniccia, che rappresenta anche lei un simbolo in questo momento. Perché se l'avessimo stabilito a tavolino attraverso l'aiuto di un computer, forse non sarebbe stato possibile mettere insieme l'espressione del territorio, perché la professoressa Paniccia è originaria della città di Sotto, quindi di questa città. Che mi danno la possibilità senza iattanza di affermare che questo è un inizio di una nuova era per il nostro territorio, intanto sotto il profilo culturale e sotto il profilo progettuale, e voglio a Dio che sotto il profilo operativo e dell'autogoverno del territorio si possa nei prossimi anni, almeno nel prossimo decennio, determinare i presupposti perché la media valle del Liri, perché Rivinia recupera il ruolo che pur ha avuto nel passato, un ruolo importante nell'Italia centrale, che l'ha resa nota in tutto il mondo, se non altro perché, caro Rolando Amata, da questi nostri territori sono partiti i migliori ambasciatori d'Italia. I nostri migranti che sono partiti con le scatole di cartone, ma poi hanno raggiunto obiettivi altissimi come Charles Fort, che è diventato uno degli uomini più potenti del mondo, partendo dalla valle di Comino. Quindi, carissima Giovanna, tu mi consentirai di chiamarti affettuosamente in questo modo, perché potresti essere la mia figliola. Io ho il piacere e l'onore di consegnarti, a nome di ALA, l'Associazione Lazio Rivinia Abruzzo, la borsa di studio di 1 milione per aver trattato con il massimo rigore scientifico nella tua tesi di laurea l'importanza della grande progettualità del nostro territorio nel contesto della globalizzazione, della new economy e del federalismo. Ho un solo dovere adesso di leggervi brevemente una lettera inviata dal professore Scafatto, che poi è stato il presidente della commissione, e mi scrive appunto questa lettera: caro senatore, ti comunico che per sopraggiunti impegni accademici, convocazione del senato accademico per il giorno 26 del 20 mese, non potrò partecipare alla cerimonia di inaugurazione della Biblioteca delle Libertà, alla quale avrei tanto desiderato essere presente anche per la notevole iniziativa riguardante la consegna di una borsa di studio ad una laureata della nostra università. Cordialmente, professore Scafatto. E quindi, la parola alla dottoressa Giovanna. La mia tesi è stata svolta nell'ambito dell'insegnamento Economia e Gestione delle
Nella prima parte ho analizzato il ruolo degli enti pubblici locali nella valorizzazione del territorio, alla luce soprattutto dei cambiamenti che si sono verificati in questo settore, che hanno aumentato la competitività alle città e hanno portato alla nascita di nuovi modelli di valorizzazione del territorio. Nella seconda parte ho analizzato il progetto in fase di realizzazione nel comune di Isola del Liri, che va sotto il nome di Centro Europeo della Civiltà della Carta e delle Telecomunicazioni. Dall'analisi effettuata, tale progetto risulta essere un ottimo piano di valorizzazione del territorio in grado di trasformare questa cittadina in un moderno centro di servizi commerciali, culturali e turistici, creando nuove opportunità di lavoro, ma soprattutto conservando e valorizzando il ricco patrimonio naturale, storico e culturale di questa cittadina, piena di storie e di laboriose tradizioni, e arricchendolo nuove iniziative turistiche con nuovi servizi a favore sia dei cittadini e sia nuove iniziative turistiche e iniziative a favore delle imprese. L'elemento portante di tale progetto è rappresentato dal parco fluviale e tecnologico che si snoderà lungo la riva destra del fiume Liri e racchiude tutte le opere che verranno realizzate all'interno di questo progetto, tra le quali possiamo ricordare sicuramente il Museo della Carta che verrà realizzato all'interno dell'ex cartiera di Brenno e Febbre, l'acquario in acqua dolce che rappresenta un'idea turistica innovativa, originale ma soprattutto unica nel suo genere in Italia, in quanto l'altro acquario in acqua dolce è presente in Francia, e l'incubatore per piccole e medie imprese, che rappresenta sicuramente una buona opportunità per le imprese locali per svilupparsi nel territorio. Un aspetto molto importante da sottolineare è l'inserimento di questo progetto all'interno di un progetto più ampio di valorizzazione del Lazio meridionale, che va sotto il nome appunto del progetto di Linea, che enfatizza lo sviluppo di relazioni di cooperazione tra le varie unità territoriali per la conquista di sinergie e di vantaggi competitivi che saranno difficilmente imitabili da parte di altri territori, unendo appunto il locale ma aprendosi al futuro, avendo appunto in un'ottica globale, quindi appunto enfatizzare il locale in ottica però globale. Cedo la parola alla mia relatrice, la professoressa. Iniziativa sicuramente meritoria e per la quale noi tutti mostriamo il massimo apprezzamento. La consegna di una borsa di studio alla dottoressa Capuano, che diciamo se l'è meritata, rappresenta per noi un momento importante, non solo un momento di riflessione su temi di vasta portata come quelli dello sviluppo del territorio e delle strategie politiche adottabili per conseguire lo sviluppo del territorio, ma costituisce anche un momento in cui noi, professori universitari, in qualche modo diventiamo operatori, prima ancora che teorici delle istituzioni. Il tema dello sviluppo del territorio, che è il tema che riguarda questo incontro, è un tema ricco di interessi. E questa ricchezza di interessi è testimoniata anche dalle discipline che all'interno dell'università e in particolare della Facoltà di Economia e Commercio si occupano dei problemi di sviluppo del territorio e li analizzano sotto diverse e molteplici sfaccettature. E la disciplina che io insegno alla Facoltà di Economia di Cassino ormai da 10 anni e che va sotto il nome di, come ha detto prima la dottoressa Capuano, economia e gestione delle imprese e di servizi pubblici, dedica un'attenzione particolare proprio al tema dello sviluppo, della valorizzazione del territorio e segnatamente al ruolo che gli enti pubblici locali possono svolgere, un ruolo critico che possono svolgere all'interno dei processi di valorizzazione del territorio. D'altra parte, le evidenze empiriche, cioè i casi, le iniziative concretamente
avviate, in atto, sia a livello di sviluppo, di progetti di sviluppo di valorizzazione del territorio, e questo sia a livello nazionale. Pensiamo al nord Milano, pensiamo a Catania, pensiamo alla regione Puglia e alla città di Prato in particolare. Queste sono tutte iniziative che ormai, progetti che si sono realizzati. Così come a livello europeo, Austria, Francia, ci sono tantissime agenzie che sono state, agenzie di sviluppo territoriale locale si chiamano, che sono state create appositamente per progettare i processi di valorizzazione dei territori. Ecco, queste evidenze empiriche sono una testimonianza non solo dell'importanza che il mondo economico e sociale dà a queste iniziative, ma sono anche la testimonianza di una evoluzione dell'approccio di gestione del territorio, cioè le differenti aree territoriali, non ve le cito perché insomma ci vorrebbe una giornata intera per parlarne, ma insomma ciascuna area territoriale ha utilizzato un approccio differente per gestire il territorio, ma che rientra però in una logica di fondo comune, che è quella di valorizzare il territorio attraverso la soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Quindi questa è la logica di fondo. Ora, sicuramente tutti questi progetti, il progetto di linea si colloca in questa direzione, il progetto di linea aderisce a quelle che sono le nuove logiche di gestione del territorio. Perché? Perché vede coinvolti più enti pubblici locali in un processo globale e sinergico di valorizzazione di un'area che è un'area vasta territoriale. Le nuove logiche, ecco, io quello su cui mi vorrei soffermare, a mio parere, ma non solo a mio parere, ma tutti questi progetti di valorizzazione, no, del territorio, a mio parere pongono due questioni fondamentali, sulle quali io appunto vorrei soffermarmi con lo scopo, nel tentativo, chiamiamolo così, di cogliere le logiche di fondo che indirizzano o dovrebbero indirizzare i progetti di valorizzazione del territorio alla luce di un'evoluzione che ormai coinvolge il contesto economico, sociale, mondiale e quindi le principali problematiche che si connettono a questi progetti. Il senatore Magliocchetti parlava di capacità progettuale, ha fatto riferimento alla capacità percettiva, dei segnali che provengono dall'ambiente, ecco, tutti questi problemi, lo sviluppo di queste capacità costituisce il presupposto per dar luogo a progetti validi di sviluppo territoriale. Le questioni fondamentali sono due, cioè. La prima è sicuramente la necessità di riconsiderare il ruolo degli enti territoriali, gli enti pubblici territoriali, all'interno dei processi di valorizzazione. E in questo ambito credo che un aspetto particolarmente critico sia rivestito proprio dalla necessità di innescare processi e sviluppare processi di concertazione territoriale, ma in senso ampio, capaci di coinvolgere tutti gli attori che anche progressivamente entrano e sono interessati al progetto. Quindi non solo i comuni, non solo l'ente promotore, ma tutti gli attori, anche le imprese private che prenderanno in appalto le opere e via dicendo. La seconda questione, poi entriamo nel merito di ciascuna, mi soffermerò brevemente su ciascuna, la seconda questione riguarda invece la necessità di uno sviluppo e di una diffusione sul territorio di conoscenze e capacità richieste dai progetti di valorizzazione del territorio. I progetti, per fare un progetto di valorizzazione del territorio, pensa nell'area territoriale stessa. E in questo ambito sicuramente un ruolo critico è rivestito dalle istituzioni scolastiche e segnatamente dall'università. Ora, entrando un po' più nel dettaglio e nel merito della prima
già assistendo da qualche anno, arriva dagli ultimi 10 anni, possiamo dire, a un processo di cambiamento delle logiche di gestione del territorio. Cioè stanno cambiando, cioè, le cose stanno cambiando. Lo diceva il senatore Magnanchetti, lo ribadisco anch'io, sotto il mio profilo, cioè di osservazione della realtà, dico che le cose stanno cambiando, le logiche di gestione dei territori stanno cambiando. Quello che viene oggi enfatizzato è un approccio diverso che si riconduce alla New Public Management, cioè al nuovo governo del settore pubblico. In questa direzione vanno le leggi Bassanini sotto il profilo giuridico. Certamente questo nuovo modo di intendere e di gestire il territorio ha alla base due passaggi fondamentali. Il primo passaggio è quello, di una gestione fondata, una gestione del territorio fondata su un modello burocratico, classico, giuridico-istituzionale, dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e cittadini, ad un modello economico-aziendale, in una logica però di servizio pubblico, quindi sempre di soddisfazione dell'utente, quindi del cliente, ma attraverso la creazione del valore. Cioè noi possiamo soddisfare i nostri clienti, cioè i clienti del territorio. Il territorio ha dei clienti, ci sono i cittadini residenti, ci sono le imprese che lavorano sul territorio, ci sono le altre istituzioni. Così come il territorio ha dei clienti esterni che deve attrarre a sé le altre imprese che potrebbero investire sul nostro territorio. I turisti, gli investitori, e poi ci sono i manager pubblici. Soprattutto i manager pubblici, adottando logiche nuove di gestione del territorio, possono innescare processi di scambio con i clienti, siano essi esterni, siano essi interni, e attraverso questi processi di scambio vantaggiosi per tutte le parti, valorizzare il territorio. Ora, detto così, sembra una cosa semplicissima, no? Che ci vuole? Invece è molto complicato. Non è facile, e soprattutto non è facile da parte degli enti pubblici, assumere questa prospettiva, che è una prospettiva imprenditoriale di gestione del territorio. Il territorio è come un'impresa. E come un'impresa il territorio si relaziona all'esterno attraverso processi di scambio da cui acquisisce le risorse necessarie per evolvere e al tempo stesso cede risorse per fare evolvere chi sta nel territorio e chi eventualmente collabora all'esterno. Ora, proprio in questa logica di scambio interattivo tra territorio e clienti è nato e si è diffuso nella letteratura, ma ragazzi anche nella pratica, il cosiddetto marketing territoriale. Il marketing territoriale. Che cos'è il marketing territoriale? È un approccio di gestione nuovo al territorio. È un approccio che risponde alle logiche del marketing aziendale. Il marketing è uno scambio col mercato. L'impresa si pone nel mercato e interagisce col mercato, quindi con l'ambiente, con tutto il contesto, no? Più in generale con tutto il contesto socio-economico nel quale vive. E il marketing territoriale, assumere un approccio di questo tipo da parte degli enti pubblici, cioè quel ruolo degli enti pubblici, no? Degli amministratori del territorio, assumere una logica, un approccio di questo tipo significa partire da un'analisi dei bisogni degli enti. Una volta, perché se non c'è un'analisi dei bisogni sicuramente non ci saranno processi di scambio, perché cosa ci scambiamo se non capiamo che cosa vogliamo? Quindi un'analisi dei bisogni dei clienti interni e dei clienti esterni del territorio. Sulla base di questa analisi
si instaurano processi di scambio e bisogna sempre cercare di non solo di generarli i processi di scambio, ma mantenerli e fortificarli. E attraverso questi processi di scambio il territorio crea valore, perché valorizzazione del territorio significa che il territorio deve creare valore. Quindi la risorsa territorio, o meglio, il territorio inteso come bene pubblico, il territorio inteso come bene pubblico viene valorizzato attraverso progetto Lirina fa questo, il progetto Lirina ha questi contenuti, tutti mirati a migliorare i livelli di competitività di questa area territoriale nei confronti delle altre. E non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, perché il respiro del progetto è un respiro sicuramente europeo. Bene, passando alla seconda questione, capiamo bene, anzi prima di passare alla seconda questione, è evidente che un approccio di questo tipo alla gestione del territorio, che tende a valorizzare le specificità, il senatore Magliocchetti parlava di specificità territoriali, le specificità territoriali sono la storia di un territorio, i servizi che un territorio offre, le infrastrutture dedicate al territorio, dedicata a certe funzioni. Ecco, valorizzare queste specificità per innescare i processi di scambio di cui dicevo prima, questo è aspetto fondamentale. Ma tutto questo richiede a monte l'assunzione da parte dei manager pubblici, sicuramente, di un'ottica relazionale, quindi di una capacità di relazionarsi con il contesto. E quindi attivare, attraverso questa linea, attivare processi di concertazione territoriale. Il CNEL, i patti territoriali, i patti territoriali vanno in questa direzione della concertazione, favoriscono i processi di concertazione, così come le politiche che in questi ultimi anni sta facendo il CNEL. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, lo conoscete tutti quanti, il CNEL attraverso politiche mirate favorisce, innesca e poi accompagna i processi di concertazione territoriale come instaurando delle relazioni con gli enti locali, con gli enti territoriali. Passando velocemente alla seconda questione, poi chiudo, sicuramente noi possiamo leggere la seconda questione che vi ho posto, e cioè la necessità di sviluppare e di diffondere conoscenze e capacità richieste dai progetti di valorizzazione come il presupposto per risolvere la prima questione. Cioè, abbiamo capito che esiste un approccio nuovo alla valorizzazione, allo sviluppo del territorio, che abbiamo chiamato marketing territoriale, che ci dà una serie di strumenti, dà ai manager pubblici una serie di strumenti attraverso i quali sicuramente si inniscono con processi di scambio di cui vi dicevo, e tutto questo crea un circolo, se vogliamo, che possiamo definire virtuoso, no? Che parte dalla soddisfazione, un circolo virtuoso, perché parte dalla soddisfazione, analisi dei bisogni dei clienti, soddisfazione dei clienti, soddisfazione che porta sicuramente, innesca un clima di fiducia, sia di fiducia interna sia di affidabilità del territorio verso l'esterno. Tutto questo porta alla creazione del valore, e la creazione, la generazione, cioè il valore, scusate, generato ritorna in termini di soddisfazione, no? E qui il circolo. Questo richiede a monte lo sviluppo e la diffusione di conoscenze adeguate, di conoscenze importanti, ma proprio una propensione culturale a
capire come devono essere gestiti, come devono essere progettati e gestiti questi progetti. La nostra università, sicuramente chiamiamo nostra università, dalla nostra università passano ogni giorno tantissimi giovani. Tutti questi giovani saranno i futuri amministratori, potranno diventare i futuri manager pubblici, potranno diventare futuri imprenditori di questo territorio. E questi giovani, in ultima analisi, noi li possiamo considerare come la gran parte dei cittadini di questo territorio, protagonisti della generazione del valore del territorio. Grazie all'università, questi giovani assumono un'apertura culturale importante, sviluppano una capacità percettiva, una capacità di analisi ad ampio raggio, di valutazione ad ampio raggio delle istituzioni, dei settori industriali, delle imprese. Tutte queste problematiche la dottoressa Capuano le conosce bene, perché la dottoressa Capuano ha avuto un curriculum brillante. Si è presentata alla tesi di laurea che io ho seguito con molto interesse, intanto perché era interessante l'argomento di studio, cioè il progetto di riqualificazione urbana della città di Isola del Lido. E poi perché è stato svolto con molta attenzione e con, devo dire, anche con il grandissimo aiuto degli operatori. E quindi per noi è stato un momento di apprendimento. E allora dicevo, l'università forma i giovani. L'università forma e diffonde su tutto il territorio le conoscenze e le competenze che servono a sviluppare il territorio. Consentitemi di chiudere queste mie brevi riflessioni con enfatizzando il concetto che tra territorio e università si deve creare, sì, ma devono entrare in simbiosi. Una simbiosi di fondo. Noi possiamo guardare l'università come un territorio, ma un territorio intellettuale, dove si producono conoscenze, dove si sperimentano progetti e idee nuove. Il territorio, con i suoi amministratori, è invece il campo di applicazione, è il campo delle verifiche. È il campo in cui le cose si studiano, si applicano, si verificano e poi eventualmente si ritorna a riprogettare. Grazie. Possibilità di sviluppo poi sono state
immigrati costretti ad emigrare all'interno del territorio nazionale e del mondo. Quindi l'augurio quale potrà essere che nel prossimo futuro, con una struttura universitaria nel nostro territorio, la professoressa Paniccia possa tornare qui nella sua terra, che è la nostra terra. Questo è un spirito di la serata volge al termine, ma c'è ancora l'inaugurazione della biblioteca presso la nostra sede, che dista poche decine di metri da qui, con un libro buffet, come si può dire, insomma, no? È chiaro che la tesi della dottoressa Capuano, che questo volume è ponderoso ma ricco, ricco di ricerche, diventa l'elemento centrale della nostra biblioteca. Ecco, io voglio... Sì? Sui settori industriali della provincia di Frosinone, quindi credo che una biblioteca di quest'area ci debba sicuramente essere. È essenziale. Io intanto colgo l'occasione così per salutare tutti che parlano avanti a noi, un nostro antico estimatore, Riccardo Pitasso, voglio esprimere i sensi della mia stima, della mia alta considerazione, perché hai qualche primavera in più, ma è stata più che sufficiente perché io possa considerare uno dei miei maestri in politica. C'è il presidente Cerzo Costantini, al quale io chiedo cortesemente di assumere proprio l'incarico di ala per pubblica istruzione, mi farebbe molto, molto piacere. E così mi limito qui perché dovrei citarvi uno per uno, ma desidero soltanto ringraziarvi e abbracciarvi con molta simpatia e con molta. Quindi se volete seguirci, noi attraversiamo proprio la piazza per andare la nostra sede e grazie a tutti. E che viene da Vinturno, addirittura dal sud continua a darci questa sua testimonianza di Vinturno. Non lo sappiamo, dobbiamo decidere.
Non è vero, 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 non è